Eccoci con Michele, buongiorno Michele, ciao Michele Sfregola, ciao, il nostro educatore cinofilo, devo dire che ha suscitato molto interesse la puntata della settimana scorsa, quindi continuiamo a vedere e a cercare di capire come intuire e quindi prevenire, che è sempre meglio che curare, quelli che sono i comportamenti dei nostri amici cani. Ci siamo lasciati in una condizione in cui appunto il cane, con un'immagine in cui il cane diceva: stai attento perché quello che stai facendo non mi piace, ed è questa qua. Certo. Ecco, andiamo avanti e continuiamo a vedere, poi magari portiamo a termine questo, poi dopo cerchiamo di capire invece come può cambiare, o se cambia la mimica, o si possono osservare le stesse cose nei cani monossidi, mi pare che si chiami molossi, che hanno invece il muso molto schiacciato, perché qui tutto sommato la fisionomia del cane aiuta anche tantissimo a capire. Bravissimo. Per esempio, guardiamo questa immagine che abbiamo appena messo, no? Se io guardo il musetto, io vedo qui un cane che o è stanco o è annoiato, questo è quello che io intuisco di base. No, non è annoiato, sai, mi dà l'idea che stia facendo basta, mi sono scocciato. Allora, ora capiamo. Allora, sicuramente Miri, hai fatto un'osservazione molto interessante, perché per i molossi è davvero difficile riuscire a comunicare con queste foto qui, che più o meno raffigurano un lupoide, quindi il cane, diciamo, per antonomasia, sì, dai, diciamo, sì, chiamiamolo così. Ecco, ora, magari sì, dopo, alla fine di questa immagine parleremo di questo. Ora, di nuovo, riprendiamo lo schema della scorsa puntata. Analizziamo la postura. Corpo sempre quasi quadrato. Coda all'interno. No, non è come più o meno il cane irritato della scorsa, foto. Che è, non è proprio bassa, ma è quasi bassa ma rigida. Poi orecchie girate. Occhi. Vabbè, dici perché sta sbadigliando. Vedi che sta sbadigliando, avevo capito bene. Sta sbadigliando. Uno se sbadiglia o c'ha sonno è annoiato. Sei un essere umano. No, è scocciato. Sei un essere umano. È stanco di questo gioco qua, è stanco di questa... Allora, questo qui, Miri, è un segnale calmante. Allora, in che senso? Il cane ora sta sbadigliando. E lo sta facendo, questi segnali sono stati scoperti circa 25 anni fa da una educatrice cinofila che si chiama Turi Brugas, la quale, osservando appunto tanti branchi di cani che comunicavano tra di loro, sia branchi selvaggi che cani appunto domestici, in ambiente domestico, ha scoperto una serie di tantissimi segnali che sarebbero la buona educazione del cane, che evita qualsiasi incomprensione, che evita qualsiasi situazione critica. Che ne so, io mi avvicino nei tuoi confronti, per caso, che ne so, ci stiamo incrociando, per caso le nostre due spalle urtano, e di conseguenza la prima cosa che faccio, mi giro e faccio: scusami, non avrei mai voluto farti del male, cioè non avrei mai voluto darti una spallata. Questa qui è la mia buona educazione, che ti fa capire, perché magari se non l'avessi fatto ti saresti girato, pam, mi avresti dato uno schiaffo, certo, o avresti incominciato a sgridarmi. Io subito: scusami, guarda, io non l'ho fatto apposta, cerchiamo, evitiamo qualsiasi tipo di conflitto, calmiamoci, cioè cerchiamo di sedare tutta... Il cane sbadigliando comunica proprio questo. E molto spesso, allora, se vediamo un bimbo, io mi ricordo l'episodio che hai citato la scorsa volta di quel bimbo che è stato morso dal cane. Se noi vediamo un cane che, quando è con dei bambini, incomincia a... quando i bambini lo stanno accarezzando, gli stanno tirando il pelo, si stanno buttando addosso, il cane incomincia a chiudere repentinamente gli occhi, a leccarsi il naso, a sbadigliare, a girare la testa, che adesso io sto accarezzando Mary, nel momento in cui la sto accarezzando mi gira la testa dall'altra parte, non vuol dire che fai quello che vuoi, no, assolutamente, mi sta dando fastidio quello che stai facendo in questo momento, cioè io voglio stare qui, però cerca di
accarezzarlo in un altro modo, magari il bambino lo sta accarezzando in maniera molto frenetica. Quando il cane ti fa lo sbadiglio anche, ti sta dicendo voglio, basta. Bello questo voglio, come mi piace. Certo. Quindi quando il cane, ecco, vedete, proprio non c'è niente da fare, il sapere. Quindi quando il cane, hai detto che sbatte gli occhi. Magari poi, non so se nella prossima stagione potremmo rivederci, eccetera. Certo, parlare di questo sarebbe l'ideale. Quando sbadiglia sta dicendo io voglio restare qui, però lasciatemi stare, non... Lui sta dicendo, guarda, quello che stai facendo, non mi piace. Io penso che, penso che in questo caso dovresti smetterla, perché se no non ci riusciamo a capire. Non mi piace. Allora, questo per l'uomo, ma a volte capita che adesso ho un'immagine presente in questo momento nella mia mente dove due cani si stanno rincorrendo, uno si ferma di colpo, l'altro lo travolge. In quel caso l'altro, il cane che ha subito l'arrivo molto irruento di quel cane si gira subito e capisce, voglio, che cosa hai fatto? Invece l'altro cane per sedare una possibile reazione si potrebbe leccare velocemente il naso, potrebbe girare la testa, potrebbe immobilizzarsi e dire scusa, non l'ho fatto apposta, cioè evitiamo il conflitto. Parlare di segnali calmanti, Miri, è davvero importante, perché andrebbe a confermare il fatto che il cane è assolutamente un animale sociale. In un branco non bisogna avere dei conflitti, perché sennò non sopravvive il branco. Il cane è un animale di branco, un animale sociale, che se dovesse venire a mancare un solo elemento, solo perché due cani si sono azzuffati, il gruppo non va avanti. Cioè, è più o meno questo, la società cinofila del cane, cioè, ci insegna tanto, perché tra gli esseri umani a volte siamo sempre tentati a litigare, a emarginarci, a annullare il prossimo. In questo caso la società, il branco del cane, ci aiuta a riuscire a risolvere qualsiasi tipo di incomprensione per andare avanti, per sopravvivere, ok? Quindi questo è molto importante. Io resto sempre nell'idea che gli animali sono gli animali e gli esseri umani sono un'altra cosa, e che dover prendere esempio da un gruppo, da un branco di qualsiasi tipo di animale, non è molto edificante per gli esseri umani, per una ragione molto semplice, perché l'animale è stimolo risposta. L'animale risponde, ha imparato a rispondere in base allo stimolo che riceve, quindi vediamo tutto quello che c'è da vedere, perché per la propria sopravvivenza, maggior sopravvivenza, ha imparato nel corso del tempo che quelli sono i giusti comportamenti. L'uomo è una cosa diversa, l'essere umano, ma è un mio... mia profonda convinzione. Sì, ok. Allora, io però ti posso dire, Mary, che se parliamo se arriviamo, poi magari di questo ne parliamo io e te, ti farò vedere in base a quale criterio io ti dico questo, se poi dobbiamo arrivare alla necessità di osservare gli animali per capire come ci dobbiamo comportare noi, vuol dire che siamo veramente ad un livello bassissimo. Allora, Miri, però guarda, allora ti faccio un esempio. Allora, parlare di stimolo e risposta è come macchinizzare, far diventare bisogna semplicemente avere le giuste definizioni. Allora, però, Miri, che cos'è uno stimolo, che cos'è una risposta? Allora, Miri, tu sai perché noi abbiamo imparato a cucire? Perché abbiamo appreso dai ragni come si tesse una ragnatura. Quindi già l'uomo ha imparato un meccanismo animale. Ma sai perché anche Mary, l'uomo sa pescare, sa mettere una rete in cerchio per pigliare i pesci? Perché ha imparato dai delfini a individuare il branco di pesci, smuovere la sabbia,
circondare il banco. Ma infatti, questo fa parte dell'evoluzione. Ok, quindi già l'uomo, se è diventato quello che è, vuol dire che ha preso da tutti gli atteggiamenti umani. Sì, quindi vuol dire che già la nostra storia più genetica è animale. Sì, no, va bene. Va bene, magari poi ne possiamo parlare meglio, no, ok? Non mi trovi proprio per niente d'accordo su questa cosa qui, perché proprio mi fa ribrezzo l'idea di essere paragonato a un animale. Davvero mi fa assolutamente ribrezzo. Sì, ma anche noi siamo animali. No, tu forse se tu senti questa cosa, cioè io non la condivido assolutamente il tuo punto di vista, va bene. Sono punti di vista diversi che il magari... mio non è assolutamente questo, ma veramente non è assolutamente questo. Io sono profondamente convinta che noi siamo davvero tutta un'altra storia, ma veramente tutta un'altra storia, che poi nell'evoluzione ovviamente della razza tu impari anche osservando quello che ti circonda. Però ricordati che hai sempre la capacità e l'intelligenza di osservare, prendere ciò che ti fa, che ti serve per poter andare avanti, per garantirti sempre e comunque una sopravvivenza. Lo fa anche il cane questo, sai? Va bene, va bene. Sì, sono punti diversi, magari dopo ne parliamo meglio. Va bene. Allora, andiamo avanti con le nostre immagini. Ecco, ecco qui. Questo qua invece è il cane che ha proprio paura. Allora... A volte può succedere che nello stesso momento, quando vediamo questa postura, quindi il cane è proprio accucciato. Ecco, qui abbiamo proprio la coda bassa. Sì, proprio quasi fra le zampe di dietro. Allora, se il cane, quello irritato o quello arrabbiato, alza la coda al massimo per far sentire, perché è sicuro, vuol far sentire il suo odore, questo qua si copre perché è davvero insicuro in questa situazione. Quindi abbassa il suo corpo, quasi diventa un blocco di marmo a terra, le orecchie sono abbassate. Sì, ecco, diciamo che una delle caratteristiche è proprio quella delle orecchie abbassate, tant'è vero che magari capita, no, durante una frase che io ho sentito dire qualche volta durante magari qualche conversazione abbastanza forte, abbassa le orecchie che ti conviene, no? Che sta sì. Per dire ok, no? Giusto? Sì. Allora, in questo caso il cane non lo fa perché... Lì perché ha paura. Lì ha paura proprio dell'atteggiamento dell'uomo, oppure di un altro cane. È un atteggiamento regressivo alla fine, perché si fa il più piccolo possibile. Esatto. E infatti in questo caso il cane cerca di appunto riuscire a difendere soprattutto i genitali e le parti più basse, e in questo caso il cane potrebbe anche farsi la pipì addosso, perché può succedere anche con gli esseri umani questo comportamento, quando c'è un'eccessiva paura e appunto non si regolano appunto gli istintivi. E di conseguenza il cane a volte può avere questo atteggiamento quando, che ne so, il proprietario non ha una forte fiducia nei confronti del proprietario, e di conseguenza, che ne so, il proprietario lo picchia molto spesso, lo sgrida, e il cane appunto, come atteggiamento regressivo, si fa il più piccolo possibile, scusami, ma già qui la relazione non esiste con esatto, il proprietario, cioè è quasi nulla. Andiamo avanti, Franco, vediamo la prossima. Questa qui invece è diversa, analizziamo sempre la postura. Bassa, la coda fra le zampe. L'unica cosa che si differenzia, che è il movimento in questo caso, magari sta indietreggiando. Però c'è il pelo anche... Il pelo sì, è orripilato, perché si sta spaventando, ma allo stesso tempo vuol far vedere che comunque, guarda, io riesco un po' a difendermi. Escono tante la paura di questo cane, che ha tutti i denti da fuori, naso super arricciato, orecchie bassissime e tiratissime. In questo caso il cane sta dicendo: guarda, io non voglio avere assolutamente nulla a che fare con te, nel momento in cui tu ti avvicini io ti mordo. Quindi il cane indietreggia e per difesa cerca appunto di divincolarsi, però nel momento in cui questo cane si trova o a guinzaglio o ad un angolo dove non può scappare, morde. Quindi ha per l'eccessiva paura, fobia di quello che gli sta capitando, per difendersi sarà costretto a mordere, perché è quello che facciamo anche noi. Quindi intuendo che non ha una via di fuga e probabilmente spaventato da quello che sta accadendo, assume questo atteggiamento per avvisare e per dirti che sono pronto per...
giusto? Ho capito sì, bene? No, stai dicendo, guarda, io me ne scappo, se questo cane ha la possibilità va via, però se è bloccato a un guinzaglio, ecco. Un cane che non è molto socializzato con le persone, la persona da dietro si avvicina, ecco. E lui va subito in questo atteggiamento. Subito va a sedare l'altro cane, cioè o va a sedare l'atteggiamento dell'altro cane che magari è più irruento, oppure della persona che dice, guarda, stai attento perché io tra un po' ti mordo, se ti avvicino. Ok, ok, vediamo la prossima. Sono finite. Ok, ok. Sono finite. Allora, senti. Se non so se abbiamo il tempo a disposizione, possiamo analizzare la questione dei monossodi. No, io direi di no. Io direi di fare proprio una puntata specifica su questo. Certo, certo. Perché giustamente ci sono tante persone che hanno questi cani in casa, quindi così come. Però magari non è tanto lui. Cioè, era, è soltanto. Ah, ok, allora direi. Allora, per i monossodi invece, infatti, molte volte il problema di comunicazione fra cani deriva proprio per. Deriva proprio dal fatto che un cane lupoide con il muso lungo non riesce a capire l'altro cane che quasi muso non ha che cosa vuole. Allora, se è un cane che deve girare la testa, allora se segnale di calma, voglio girare la testa per sedare qualsiasi tipo di conflitto, il cane lupoide dice ma questo si gira, ma sempre quadrato rimane. Come faccio a capire che cosa sta dicendo? E a volte possono nascere diverse incomprensioni. Però anche i monossodi hanno lo stesso linguaggio comunicativo. Magari si può osservare un attimino di più il corpo, perché guarda, quando ringhia, sì. Quando tira fuori i denti, lo si vedi vede. In qualsiasi ma cane. Ma anche quando gira la testa. Però quando... l'atteggiamento del corpo forse in questo caso può aiutare di più, certo. Non l'espressione del viso. Sì, però allora, ovviamente per gli altri cani è un po' difficile capire, ma per gli esseri umani è facile comunque. Ecco, quindi basta semplicemente conoscere bene sì. Gli atteggiamenti corporei per capire esplicitamente quello che il cane in quel momento sì, perché, sta dicendo. Per il cane il senso più sviluppato nell'arco filogenetico, quindi anche per vantaggio, per fitness, sono appunto l'olfatto, l'udito super sviluppato, poco la vista. Per l'uomo invece la vista è uno dei sensi più sviluppati e di conseguenza riesce più a capire in maniera facile quel cane se si sente felice, arrabbiato o infastidito e via dicendo. Beh, abbiamo, diciamo che attraverso queste immagini, tutto sommato io credo che qualcosina in più l'abbiamo compresa. E soprattutto, assolutamente sì, soprattutto abbiamo tolto un po' dei dati falsi, no? Perché abbiamo capito quando si parla di un cane annoiato piuttosto che un cane che ti sta dicendo guarda che quello che stai facendo non mi piace. Quella è una cosa che mi ha colpito molto, perché vedere il cane sbadigliare non avrei collegato quella idea a quel comportamento. Avrei piuttosto detto vabbè, un cane che si è rotto le balle ha detto oh, basta mia, lasciamo stare. Invece no, sta dicendo fa guarda come è strutturata la società del cane, che quello che stai facendo non mi piace. Non mi piace, è proprio per evitare il conflitto. E può essere un preludio, giustamente, se non osservato per tempo, può essere anche il preludio di un eventuale attacco, di un'eventuale reazione, un abbaio, uno sbuffo. Cioè. Bene, Michele, abbiamo finito il tempo, finito davvero. Settimana prossima con Michele parleremo della pet therapy, perché è stata fatta una proposta di legge, pensate, per inserire la pet therapy, che poi significa la terapia con gli animali, sì, terapia con gli animali. Negli ospedali, in alcuni ospedali, soprattutto negli ospedali pediatrici, quindi laddove ci sono i bambini con varie patologie. Ne parleremo sicuramente la prossima settimana. Ci sarà proprio un'operatrice della mia stessa scuola che Michele ci porterà proprio una esperta di pet therapy. Un'operatrice diplomata, quindi ha una figura professionale che fa proprio questo di lavoro. Ecco, parleremo di questo e cercheremo di capire quanto effettivamente può essere valido questo aiuto, e sicuramente lo sarà nella terapia dei bambini, per aiutare i bambini. Perfetto, Michele, grazie. Grazie mille a te, Michele, grazie a tutti quanti per averci ascoltato. Buona giornata, caro. Con voi l'appuntamento resta sempre, ovviamente, per domani mattina alle 9:10, qui a Mattina Amica su Amica 9. Buona giornata.